È l'ora del basket in questa freddissima settimana di febbraio. Come di consueto, gli arbitri. A dirigere la partita di Benevento ci saranno Sabatino di Salerno e Di Martino di Scafati, già visti individualmente nel torneo in corso. All'andata non ci fu partita, vincemmo bene con una prestazione convincente, ma domenica sarà tutt'altra cosa. Al momento loro sono fra le squadre più in forma del campionato. Hanno corretto parecchio nell'assetto tecnico-tattico rispetto a novembre e batterli a domicilio sarà durissima. Noi dal canto nostro dovremmo cambiare marcia per riuscire nell'impresa. La partita di domenica è stata piuttosto emblematica a questo proposito. Certo va detto che quando esiste un divario tecnico tanto marcato fra le due squadre, mantenere alta la concentrazione non è impresa facile, che anzi è proprio in quelle partite che si rischia il più clamoroso degli scivoloni. Ma, a mio avviso, per noi non si è trattato soltanto di difficoltà di concentrazione. Ho visto un pizzico di sufficienza nei nostri che oggettivamente mi è sembrato immotivato. Chi deve sicuramente lavorerà anche su questo. In ogni caso, l'obiettivo primario è stato conseguito ed ora, dopo le pesanti tribolazioni degli ultimi tempi, è arrivato il momento di sterzare con decisione per far sì che di questa stagione si continui a parlare fino a giugno e chissà che non si vada oltre. Ma il primo segnale, quello più forte e significativo, deve venire dal team. Benevento si raggiunge in 45 minuti di autostrada, l'impianto è bello e la partita è certamente di quelle da vedere. La città offre tanto anche dal punto di vista culinario. Insomma, oggettivazioni e motivazioni per restare a casa non ce ne sono. Chi non viene è scioperante.